Io ho i miei pensieri. Vediamo se saranno confermati o meno. Credo che molto presto sapremo chi è l'assassino. Ci credo veramente. Parla Giuliano Saponi, primogenito di Pierina Paganelli, la pensionata di Rimini trovata senza vita nei garage del suo condominio lo scorso 3 ottobre. Giuliano è fermamente convinto che la verità sia prossima. Come già riportato, ha le sue idee su chi possa essere il colpevole e ha dichiarato che, a suo avviso, l'identità dell'assassino di sua madre verrà presto svelato. Benché non abbia menzionato nomi, Giuliano ha suggerito che, secondo lui, l'assassino non appartiene al contesto familiare. Mamma sorrideva sempre, se la ricordano tutti così. Nessuno poteva odiarla così tanto, non meritava una fine così orribile. Sono trascorsi 4 mesi dal delitto e l'identità dell'assassino resta ancora sconosciuto. Il motivo per cui la rispettata ex infermiera Pierina, ben considerata a Rimini, sia stata uccisa rimane oscuro. Dopo la sua morte sono emersi intrecci familiari e segreti inconfessabili, dei quali la vittima era a conoscenza solo parzialmente. Avrebbe potuto scoprire tutto da un momento all'altro. Le indagini hanno rivelato che Manuela Bianchi, moglie di Giuliano, intratteneva una relazione con il vicino di casa Luis da Silva, a sua volta sposato con Valeria Bartolucci, amica e confidente della vittima. Proprio poco prima di morire, Pierina aveva intuito che la nuora aveva un amante, senza però immaginare che l'uomo misterioso fosse Luis, e neppure sua moglie ne era a conoscenza. È paradossale notare che Pierina condivideva i suoi sospetti e dubbi proprio con Valeria, che a sua volta riferiva le parole di Pierina a Manuela, l'amante di suo marito, creando un passaparola angosciante. La situazione è precipitata il giorno successivo all'omicidio, quando le prime indagini hanno rivelato che il rapporto tra suocera e nuora era tutto fuorché idilliaco. Forse lo era stato in passato, ma negli ultimi tempi la tensione era evidente. In questo clima teso emerge una novità. Non vogliamo più condividere la difesa con la famiglia di Manuela Bianchi. Luis e sua moglie Valeria hanno annunciato questo, che non sosterranno più Manuela, la loro vicina di casa. Inizialmente, quando sono stati coinvolti nelle indagini, Manuela, Luis e Valeria avevano deciso di affrontare insieme la situazione, affidandosi allo stesso studio legale Barzan. Hanno condiviso per oltre 3 mesi lo stesso team di avvocati, consulenti ed esperti, impegnati a districare l'ingarbugliata matassa. Tuttavia ora qualcosa si è rotto e questa rottura sembra irreversibile. Il rapporto tra Valeria e Manuela è crollato, portandole su strade separate. Manuela, nonostante lo scandalo, continua a convivere con suo marito e con suo fratello Loris non hanno cambiato difesa. Anche se Loris non risiede nel condominio di Rimini dove è avvenuto l'omicidio di Pierina, era presente la sera del 3 ottobre, poiché aveva cenato dalla sorella. Questa cena, alla quale ha partecipato anche la figlia sedicenne di Manuela, rappresenta il loro alibi. Il cambio di difesa solleva la domanda: perché dopo tutto questo tempo Valeria e Luis si sono rivolti ad altri professionisti legali? Il loro nuovo avvocato, Riario Fabbri, del Foro di Rimini, ha specificato che la decisione è stata presa a causa di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla Bianchi. Nel frattempo Manuela è stata oggetto di insulti e minacce nelle ultime settimane, con qualcuno che le ha recapitato una lettera anonima. «Non mi interessa chi ha ucciso Pierina, ma tu sei sempre colpevole, anche se sei complice. La pena di morte non c'è in Italia, ma la meriteresti. Meriti di fare tanti anni di carcere, anzi che gettino via la chiave». Un messaggio che ha profondamente scosso Manuela, già segnata da mesi di accuse e sospetti. «Ho paura, soprattutto per mia figlia, che è psicologicamente a terra. Non capisco questo accanimento. Magari ho sbagliato, forse riferendosi alla relazione clandestina con Luis. Ma non sono un'assassina». La donna ha subito insulti nei mesi precedenti, con numerose critiche rivolte al suo adulterio. Scritte minacciose sono apparse sulla sua porta e nei luoghi che frequentava.
Nel frattempo Manuela ha preso la decisione di dissociarsi dalla Congregazione dei Testimoni di Geova, frequentata per anni, al fine di proteggere la comunità dall'attenzione mediatica. Anche se sembrava essere una sua scelta, durante le indagini è emerso che il gruppo avrebbe preferito allontanarla, poiché già prima della morte di Pierina circolavano voci sul suo presunto tradimento. Sembra che sia stata la stessa Pierina a rivelare agli altri fedeli la situazione, in una sorta di vendetta contro la nuora che tradiva suo figlio. Gli atti di adulterio, per i testimoni di Geova, sono considerati gravi e possono portare all'espulsione dalla sala del regno. Il 4 ottobre, il giorno successivo all'omicidio, i membri anziani del gruppo si sarebbero dovuti riunire per decidere sul destino di Manuela. Questa situazione le era nota e aveva esposto le sue preoccupazioni all'amante attraverso messaggi inviati sul suo cellulare. Per quanto riguarda gli esami scientifici, al momento non sono state rivelate novità. Sembrerebbe che isolare le tracce di DNA degli oggetti sequestrati nelle case dei sospettati e presenti sul corpo di Pierina non sia un'operazione semplice. È possibile che l'assassino abbia cercato di eliminare delle prove, anche se al momento nessuno è stato ancora indagato. Come sottolineato da Giuliano, la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro e non si possono escludere colpi di scena clamorosi. Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi.